Allora, io direi, ecco, chiudiamo così la puntata ricordando, tra l'altro, che voi sì, certo, ecco, ne state parlando oggi di certificati, ma in realtà i vostri appuntamenti nella giornata non si esauriscono, giusto? Eh Riccardo. no, assolutamente no. Non è disponibile sul nostro sito, ma lo sarà a breve. Soprattutto è stato ricordato da Renato su tutti i suoi social, perché questo pomeriggio io e Renato ci vedremo per una puntata speciale di formazione pura sui prodotti turbo. Renato ne parla ampiamente sui suoi social, nella trading zone e quant'altro. L'interesse è cresciuto. Però vogliamo andare nuovamente a riprendere alcuni temi didattici di questi prodotti perché riteniamo che la formazione sia importante. Quindi, con Renato, questo pomeriggio dalle 17 alle 18 parleremo di turbo. Non so se faremo vedere strategie o meno, però sarà molto didattico. Quindi, chi avesse voglia di confrontarsi con noi, farci domande, quelle difficili a lui, quelle facili a me, ovviamente noi siamo a disposizione. Prendere carta e penna perché, appunto, essendo un'occasione didattica, c'è da imparare e c'è da prendere appunti. Renato, quindi ecco, appuntamento a questo Sì. pomeriggio ancora con te. Sì, perché nella mia community che ha Sì. citato anche appunto Riccardo, Trading Zone esplosa oramai questo esploso, questo interesse nei confronti di questi certificati, quindi tante domande, ma che cosa succede quando stacca la cedola e sottostante? Che cosa succede la leva? Che cosa succede alla leva quando sono in posizione? Che cosa succede alla fiscalità? Tantissimi aspetti importanti che bisogna prendere in considerazione e che verranno oggi. Ho già una bella lista di domande che sono state poste all'interno della trading zone, quindi oggi sarà proprio un focus, un approfondimento su questi certificati che sono veramente, veramente, io oramai li uso da anni e quindi insomma oggi andremo a vedere insomma, un approfondimento su quei Mi fa temi. lavorare, vedi, mi fa lavorare. Sì, Ho una no, no, lunga no, lista di certo, una domande. lunga Vuol dire che lista, devo lavorare. assolutamente. E io, Il guarda, listone è io proprio. suggerisco, ecco, ai nostri telespettatori, visto che hai detto le domande difficili a Renato, quelle facili a Riccardo, magari ecco una domanda possibile per Farcolini. Innanzitutto partiamo dall'ABC sul concetto di barriera e mi raccomando non ti confondere tra i certificates e altri tipi di barriere. Mi riferisco al padel, ad esempio, le barriere di cristallo che hai provato ieri. Mi raccomando, tieni ben distinte le due cose. Assolutamente sì, Va no, le bene. teniamo distinte. Però vedi, anche Va bene. quelle sono barriere di cristallo, Anche quelle quelle dei sono turbo, che sì, possono essere le famose infrante. barriere invisibili. Va bene, io ringrazio ancora tantissimo il nostro Riccardo Falcolini, UniCredit Investment. Grazie per essere sempre qui con noi. Grazie Valentina, grazie a tutti coloro che ci seguono, ovviamente grazie a Renato. Grazie, ovviamente un saluto e un ringraziamento anche al nostro Renato De Carolis. A Grazie a voi, è sempre un grande piacere. Oggi a tutto turbo, oggi tutto vedremo. turbo, benissimo. Ecco, mi piace, la titoleremo così questa puntata, a tutto turbo. Io ricordo tra l'altro che questa puntata non solo è andata live, ma la potete rivedere sul nostro canale YouTube On Demand, così insomma con calma ve la rivedete e vi segnate tutto.